Signori, bentornati in un nuovo episodio di Conan Exiles. Signori, intanto da notare l'armatura che il nostro carissimo Marco, chiamato comunemente anche Buon Uomo, indossa. Nello scorso episodio intanto si potrebbero sentire sul rumore di sottofondo, tutto questo perché c'è qualche muratura, qualche banna che sta trapanando i coglioni. Nello scorso episodio praticamente siamo andati in esplorazione, esplorando la città perduta. Da qui abbiamo incontrato i draghi, siamo passati nelle fonti distrutte, abbiamo fatto tutto il giro scavalcando questa catena, diciamo, rocciosa, fino ad arrivare qui nel passaggio di Tyros, via dicendo, le rovine. Grazie mazzi, siamo arrivati in questo luogo che ho segnato come nuova casa, perché è un luogo dove veramente penso di trasferirmi in futuro. Perché in futuro? Perché è un casino portare le risorse da qui, soprattutto senza animali. Tra l'altro lì sono rimaste ancora delle risorse, abbiamo ucciso un boss rinoceronte incredibile. Se noi, mi raccomando il like, ma so già che lo state lasciando e questa serie vi piace, la cosa mi fa piacere un botto. E mi dispiace se molte cose ancora non le abbiamo fatte, semplicemente ci sto provando, ma la mia sfiga nel trovare un cazzo di cavallo è veramente assurdo. Fatto sta che voi nei commenti mi avevate detto che si potevano cavalcare i rinoceronti, e io ho trovato un cucciolo di rinoceronte, l'ho messo in allevamento, l'ho fatto crescere, come vedete è bello, bello grosso. Ma nonostante questo, nel tavolo da sellaio io ho fatto diverse selle, ma sono per cavalli, nonostante mi sia sbloccato la cosa dei rinoceronti. Penso quindi che tutto la questione della sella dei rinoceronti appartenga purtroppo, raga, a un DLC, quindi mi sa che io non posso cavalcare i rinoceronti. Quindi tutto il viaggio che mi sono fatto, tutto il culo che mi sono rotto, signori, lo sto per dire, attenzione, preparatevi, non è servito un cazzo. Sì, a un cazzo. La buona notizia tuttavia è quella che ho scoperto dove trovare, non è che l'ho scoperto, mi sono rotto il cazzo, ho detto cerchiamo su YouTube e basta, e so esattamente dove si trova adesso la caverna dello stregone. La caverna dello stregone, signori, si trova esattamente tipo qua, più o meno in questo punto. Anzi, mi metto pure un segnalino. Perfetto, in questo teschio. Noi cercheremo di andare lì, ci portiamo un animale al solito dietro, in questo caso, vedi, cavalcatura, raga, non puoi cavalcare senza una sella. Se io vado su conoscenza, vado sulle selle, perfetto, sella qualificato, sellaio per rinoceronti. Vedete, io non posso sbloccarmelo nonostante richiesto il livello 20 e noi siamo livello 48. Non posso farlo, quindi appartiene a un DLC. L'unica nostra soluzione è trovare il cazzo di cavallo. Ovviamente il rinoceronte, raga, essendo sicuramente molto potente, ce lo possiamo portare dietro come animale da guerra. Lì, cioè, nello scorso episodio c'è morto Guapo, quindi lì sono rimasti i nostri struzzi, le nostre risorse che avevamo trovato nello scorso episodio, che è stato un episodio tutta di pura esplorazione. Abbiamo pure incontrato i cazzo di draghi, ebbene sì, i draghi. Quindi qualora ve lo foste perso, vi consiglio di andarlo a recuperare, perché comunque un lungo viaggio ci ha fatto scoprire molte cose. In vostra assenza, oltre al rinoceronte, raga, io ho affrontato due caverne, ovvero la caverna del boia, che dovrebbe essere questa qui, l'ingresso del boia. Ho ucciso quello scheletro, alla fine era una specie di drago scheletro, ma manco un drago, un mostro scheletrico. Difficile, infatti c'è morto il mio Francesco, vedete che non c'è più Francesco, è crepato in battaglia, sì, io tenevo a Francesco. In più ho migliorato il ponte, come vedete adesso è completo, e ho costruito il tempio di sto gran cazzo, che non so che cazzo è, che ci ha fatto costruire questo pugnale che non farà altro che permette, vabbè, serve per scuoiare, e se scuoiamo un essere umano otteniamo del sangue purificato che poi lo mettiamo lì come, diciamo, beni dell'altare, ecco. Allora, direi di partire, ragazzoli, andiamo finalmente per l'ennesima volta a cercare questa benedetta caverna. I cavalli, signori, io non ho parole, vi giuro, raga, non ne ho trovato mezzo cavallo, signori, nonostante mi sia girato veramente quasi tutta la mappa, è incredibile come non ci sia un cavallo. Cazzo, non abbiamo il piccone, vaffanculo. E aspetta, raga, io lo faccio. Fai la guardia qui. Un attimo, raga, torno indietro, mi faccio un piccone alla meno peggio, perché senza piccone è un casino. Dobbiamo, se troviamo risorse, anche perché, raga, ho fatto molte cose a casa per fare le sfide, no? Tipo l'acciaio, ste robe qui. Di conseguenza ho sprecato un bel po' di ferro, sprecato per fare varie cose, perché ho fatto pure questa fornace migliorata, vedete? E il ferro che abbiamo attualmente è solo questo. Poi abbiamo dei lingotti di argento, tutte robe che abbiamo trovato.
lato. Sto farmando il più possibile queste assi perché arriverà l'episodio in cui ci trasferiremo e costruiremo una nuova casa. Però non sarà purtroppo in questo episodio, anche perché, raga, come cazzo la facciamo una nuova casa se non abbiamo mezzi per arrivare veloce a destinazione? Prima ci vuole il cavallo, raga. Poi ci spostiamo tranquillamente, perché cavalcando il cavallo più l'animale dietro possiamo anche portare, penso, più materiali alla volta. Questa armatura, tra l'altro, raga, me la sono procurata sempre in una grotta dove c'erano tutte persone con questa armatura ed è veramente potentissima. In più ho procurato dei pugnali del serpente e un arco del drago, fatto proprio con le ossa di drago, raga. Che non è un tipo potentissimo come arco, però è più forte di quello che avevamo noi. Allora, piccolo, che poi di piccolo non hai un cazzo, seguimi. E poi, raga, dallo scorso episodio comunque non è che c'eravamo andati tanto lontani nel punto esatto dello stregone morto. Era semplicemente più sopra. Mi sono sbagliato, raga. Ho cercato su YouTube per velocizzare le cose, perché mi rendo conto che questo qui è il settimo episodio e ancora non abbiamo un cavallo, raga. Cioè, non sappiamo tante cose ed è arrivato il momento di farle queste cose, perché non possiamo continuare ad esplorare a vuoto. Mamma mia, ogni 2x3 ci pushano. Che cazzo è adesso? Tutto il ferro, raga, che sto incontrando lungo il tragitto, io lo sto raccogliendo perché mi serve. Rinoceronte, non capisci che ti metti sopra dove voglio lottare? Madonna? Non lo capisci? È troppo difficile per te arrivare a tale conclusione, no? Oddio, ma tu che cazzo c'è? Ehi, guarda che è il mio rinoceronte. Come cazzo ti permetti? Dagli il colpo di grazia. Sì, sì, guarda, prendi una decisione nella tua vita, no? Allora, dobbiamo proseguire. No, ho sbagliato. Madonna, dobbiamo proseguire lungo questa sporgenza. Oh, ma veramente? Ma basta, è pieno. Ci sono altri indigeni, noi ce ne dobbiamo fottere. Adesso qua ci saranno i ragni. Ma raga, io qua sto inculando tutti. Madonna, o mi stanno inculando. Però ho notato che il rinoceronte, raga, non sembra attaccare. Oh, mamma mia, se mi stai scappando. Ma colpisci, Marco, però sei una ciolla. Allora, ho ucciso tutti sti stronzi. Il rinoceronte, raga, non sembra colpire i nemici. Cioè, li ignora. Comportamento di distanze. No, fai 15 metri. Sì, ma perché ignora? Mi ignora i nemici, raga. Sta cosa non è buona. Cioè, non combatte praticamente. Ma allora a che serve, scusa, un rinoceronte senza i DLC? Guarda, guarda, proprio i colpi a vuoto. Affanculo. Cosa aveva tu di materia? Oh, 500, 1000 piume, raga. Dai, 1000 piume. Vale a procurare. Bene, comunque proseguiamo, signori, proseguiamo. Ignoriamo tutti, dobbiamo proseguire per il fiume. Beh, c'è di buono, raga, che il rinoceronte mi fa da esca, male che vada, perché ha un sacco di vita, riesce a tenermi i nemici abbastanza lontano. Guarda, ma non combatte. O non riesce a prenderli. Sono in dubbio, raga, se è buggato o non lo so. Ma cos'è? Cosa mi sta attaccando? Non vedo un cazzo. Rinoceronte, ti vuoi spostare? Allora, la grotta dovrebbe essere forse poco sopra questa cascata, raga. Magari ho sbagliato di qualcosa il segnale, ma dovrebbe essere qui. È troppo brutto, raga, che non combatte il rinoceronte. Cioè, sta roba è proprio inutile. Un animale incapace di difendersi e non posso fargli la sella. Mi sembra strana sta roba. Mi sembra anche strano che sia un DLC, ma per adesso mi viene di pensare questo. Allora, siamo sopra e la grotta dovrebbe essere da qualche parte qua, raga, per forza. Eccolo. Stranissimo, raga, dovrebbe essere esattamente davanti a questo avamposto. Cioè, non dovrebbe essere lontano, raga, dovrebbe essere tipo qui, se qua c'è l'avamposto. Ah, vaffanculo, guarda dov'è. Porca puttana. Che cazzo ho fatto a non vederla? Finalmente, raga, questa qui dovrebbe essere la caverna che ci insegnerà. Fai la guardia qui, per cortesia. Vabbè, smetti di cercare. Aspetta qui. Oh, vaffanculo. Dovrebbe essere la caverna, raga, che ci consentirà. Oddio. Che cazzo ha sta argilloso che non va? No, no, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Solo cambiato arma, pezzo di merda. Oh, porca miseria, raga. Bevi una cosa di aloe. Aspetta che la equipaggiamo. Io ho paura che sta corruzione ci arrivi a uccidere del tutto. Proviamo a ignorare il tutto. No, 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 cazzo fai? Aspetta qui, Dio mio. Dai, 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 raga, non so se... che cosa sto facendo, non so se ci muoio. Ok? Tunica di Kurak. Che se esplodo qui, vi immaginate? Ok, riesci a passare. Rinoceronte! Ci muori così, ma ti avevo detto di aspettare... E niente, niente, niente. Vai lì, fuggi. Fuggi, fuggi, rinoceronte, fuggi. Ma tu guarda, devo... Figlio di puttana, non capisci un cazzo.
capisci un cazzo, incapace pure di difenderti. Solo io trovo animali di sto tipo. Levati dal cazzo pure tu. Oh, vuoi stare fermo? Dio mio, smetti di seguire. E che cazzo, ascoltalo un comando una buona volta andato vita. Premi E per interagire. Stregoneria elementare. Ah, ma l'ho già imparata? Facciamo una cosa, raga, per adesso usciamo da sta grotta. Segui. Usciamo da sta grotta, penso di averlo fatto, raga. Però non so ancora come funziona. Noi abbiamo qua... Oh, il bastone non me lo dire. Adesso lo proviamo, per adesso andiamocene. Vabbè, ma adesso penso possiamo costruire roba di stregoneria a casa a sto punto. Cos'è? Oh! Seleziona il volo del tempo. Mega. No, vabbè. Libera gli oggetti, lancia incantesimi. Ha visto che yog. Sì, ma cosa ho fatto? Inizia in là, attacco, schiva. Plasma le forze. Sì, non lo so se l'ho capito, ma è figo comunque come lo fa. Sì, ma attacca, no? A meno che questo non è un incantesimo per attaccare a sto punto. Mi viene di pensare questo, raga. Non è un incantesimo per attaccare. Guardi al cazzo. Bene, allora a sto punto dobbiamo cercare di ritornare a casa, raga, e scoprirne di più. Ok, ragazzuoli, siamo arrivati a casa finalmente. Nel frattempo ho ucciso un coccodrillo che mi ha dato una lancia bellissima che ho posato qui. E mentre ve la faccio vedere, vi faccio vedere anche quante armi ho procurato, vedete? Raga, c'è il ben di Dio, raga, qui. E adesso che abbiamo raccolto praticamente questo bastone arcano, che ho capito strada facendo, raga, come funziona, vi faccio vedere. Allora, con clic sinistro noi iniziamo una magia. Quando si creano queste due pietre possiamo scegliere. Vedi, se prendo questo qui, il velo del tempo e dello spazio, posso scrutare il passato, il presente e il futuro. Allora io clicco e mi dà questo incantesimo. Rivela gli oggetti corrotti nelle vicinanze e quelli dotati di corruzione arcana. Questo qui è l'effetto che mi dà scegliendo il potere di sinistra. Mentre se scegliessimo quello di destra, questo qui non farà altro che creare un ponte ghiacciato per attraversare un barco. Guardate, raga, è bellissima sta roba, raga, è fantastico. E adesso volevo vedere se tramite appunto questa roba noi abbiamo sbloccato cose per quanto riguarda appunto la stregoneria. Vedete, raga, che abbiamo adesso la ricetta: 300 di pietra, 50 di metallo e 50 di cristalli. Dovremmo avere tutto. Siamo troppo pesanti. Madonna. Tra l'altro ho scoperto, raga, mettendo il cristallo nella fornace fa il vetro. Ah, mi ha dato pure il lingotto di metallo stellare quel coccodrillo che ho ucciso. Allora, questo è il banco della stregoneria. Io lo metterei proprio qua, davanti la porta. Vediamo se abbiamo, raga, l'avventura direttamente. Perché magari stregone, trova e sconfigge uno stregone. Tocca il torno di Kurak. Ma mi sa che l'abbiamo fatto, è questo? Ma vaffanculo. Non me lo dire, posso creare il bastone arcani e questo tomo. No, questo cos'è? Il tomo di Kurak. Ah, posso farlo con una pagina di un incantesimo, carne putrida e della pietra. Carne putrida, va bene, abbiamo da qualche... Ah, qua ce ne abbiamo pure una. Pagina di un incantesimo, ce l'abbiamo. Pagina di un incantesimo, eccola qua. Ok. Possiamo creare il tomo. Attenzione, si sta concentrando, ragazzi, la magia. Ok, rito di sangue, assorbimento dell'anima. Che cazzo significa? Abbiamo imparato delle nuove magie, non lo so. Proviamo? Abbiamo altri incantesimi? Sì! Brandisci le forze di vita morte e non morte. Lo stregone infonde un'anima nel proprio corpo illuminando il cammino. Lo stregone infonde l'anima nel punto fisso illuminando l'aria. Vediamo illuminando il cammino. Ah, abbiamo tipo una luce. Ma è bellissima la stregoneria, raga. E poi cosa si può fare? Vediamo quell'altra, raga. Sarebbe questo qui. Infonde un'anima in un punto fisso illuminandolo. Ok.
e illumina quella zona lì. Tanta roba, raga. E possiamo creare quindi questi incantesimi. Allora ci vuole la carne putrida. Dove ce l'ho messa la carne putrida? Qui, guarda quanta ne ho qua. Sappiamo quindi cosa servono questi incantesimi. Quindi il tomo va... Ok, non si finisce. Va messo qui e basta, ok. Vediamo, mettiamo 6. Rapporto del primo... Pagina di un incantesimo. Ne abbiamo qua un altro. Pagina di un incantesimo fallito. Boh, le mettiamo qui in ogni caso. Qua ne abbiamo un'altra, addirittura dell'incantesimo. 3 incantesimi. Attenzione, la mappa dello stregone possiamo buttarla. Le note a sto punto le possiamo pure, raga. Pure questo rapporto del primo ufficiale lo lasciamo qui. Quindi abbiamo 3 incantesimi. Ah, per farne un altro ci vogliono cose diverse. Carne di animale e piume. Ce li abbiamo, ce li abbiamo. Tieni qua le piume. Guarda quante piume. Non mancano piume. Beh, le metto 500, ragazzi, sti cazzi. E la carne animale dovremmo avercela pure. Eccola qua. Creiamo l'incantesimi, signori. Siamo un cazzo di stregone noi. Ma aumenta la nostra corruzione facendo sta roba, raga. E come facciamo a farla diminuire sta corruzione? Moriremo. Ok, penso di averlo fatto. Per farne un'altra ci vuole la carne saporita, che ce l'abbiamo fortunatamente. Questa la riprendiamo, riprendiamo le piume. La sostanza appiccicosa. Beh, ma finalmente, raga, stiamo facendo un sacco di incantesimi. Questa cosa avremmo dovuto farla tipo anni fa. Ecco qua la sostanza appiccicosa. Creami un altro incantesimo. Mamma mia, guardalo lì. E adesso aumenta la nostra corruzione. Vabbè. Cavalcatura dell'abisso cavallo. Non me lo dire! Non mi dire che possiamo cavalcare il rinoceronte così. Mi sento male, raga. Non lo so, non lo so come funziona. Non so un cazzo. Per adesso creiamo l'ultimo incantesimo. Dovremmo averne un altro? Sì, abbiamo un altro incantesimo. Cosa ci vuole adesso? Carne umana e ghiandola di volatile. Allora, la carne umana... Vabbè, la carne umana possiamo procurarla. Vediamo se ne ho qualcuna qua. Tanto qua spawnano gli stronzi. Raga, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se sapete come diminuire la corruzione, insomma. Mamma mia. Ah, l'ho freddato, signorina. Perfetto. Un attimo che adesso la prendiamo subito. Mi prendo pure il sangue purificato con veleno. Vedete, grazie a questa lama possiamo prenderlo. Perfetto, abbiamo la carne umana. Dobbiamo vedere se abbiamo la ghiandola di volatile. Ma in teoria, uccidendo tanti scheletri così che ti lasciano queste robe, forse dovremmo avere anche questa risorsa. Ghiandola di volatile, minchia, ne abbiamo 6. No, ce ne vogliono 15. Niente, l'altro incantesimo non possiamo farlo, raga. Mettiamo il resto della carne umana che abbiamo qui, così produciamo del sangue. E adesso mi svuoto, ma prima di svuotarmi voglio vedere questi altri 2 incantesimi che abbiamo fatto che cosa fanno. Quindi uno illumina il cammino. Vabbè, seleziona il velo del tempo, dello spazio, plasma le forze. Forse... Allora, aspetta. Vediamo se qua adesso abbiamo altre pietre. No, questa è sempre la stessa. Che bisogna capire, perché ora non abbiamo altre pietre. A meno che devo fare altri bastoni. Brandisci le forze. E no, qua abbiamo sempre... Rimuovi effetto in corso. Magari questa qui del ponte possiamo farne altre. Sì. Evoca un ponte ghiacciato, oppure evoca raffiche d'aria per rallentare la discesa, per rendere sicura la caduta da qualsiasi altezza. No, vabbè. Sta cosa ci consente di buttarci da qualsiasi distanza. Ma la stregoneria la porteremo sempre dietro a sto punto, scusa. Fantastico, raga. Allora, a sto punto, raga, noi ci svuotiamo. Io mi svuoto e vediamo cosa si può fare. Signori, per voi è un breve taglio. Per me sono passati non solo giorni, ma veramente, raga, mi sono rotto il cazzo. Allora, vi spiego tutto. Praticamente, dopo aver scoperto la magia, avevo costruito qui praticamente un posto dove mettere tutte le robe dei santuari, insomma, tutte le cose che riguardano la stregoneria. Molte cose le abbiamo viste, appunto, quando il banco era lì, poi io ho spostato le cose qui, ma come vedete qua nella base manca il resto delle strutture. Dice, ma dove cazzo sono? Pure casa mia, come vedete, è svuotata, non ci sono più le casse. Tutto il materiale l'ho messo qui. In questo breve taglio sono andato in esplorazione. Ebbene sì, mi sono spinto con le palle così ad andare avanti, madonna. Sono andato da qui, sono passato dal posto dove avevamo deciso
diciamo, comunque pensato di fare la nuova base, mi sono addentrato qui, ho visto che c'è un muro impenetrabile, ho bestemmiato, mi sono spinto verso destra attraversando la ritirata del re sacerdote, poi da qui sono riuscito a passare esplorando questo posto, la breccia, tra l'altro un bellissimo posto dove fare una base, raga. Qua è pieno di ferro, di pietra, alberi, insomma sono andate nelle pianure al nord. E finalmente in questo preciso punto che ci terrei a segnare, Dio mio, ho trovato, raga, i cazzo di cavalli. Ma non solo, ho pure trovato un cucciolo di lupo che è già messo lì nell'accampamento. L'idea infatti è quello di addestrare il cazzo di cavallo. Come vedete l'ho trovato finalmente, il puledro agile. Si sta praticamente addestrando, non manca molto. E in più lì devo controllare i lupi. Nel frattempo ho demolito tutte le mie strutture, tutte le mie cose, e le ho messe tutto su quelle casse. Dopodiché pian piano decideremo come portare il materiale, nella speranza che il cavallo trasporti un bel po' di slot. Ovviamente darei priorità alle cose più importanti. Nel frattempo mi sono procurato questa lancia. Guardalo lì, guardalo lì, guardalo là. In un modo selvaggiamente selvaggio. Hanno solo frecce, madonna mia. Vediamo il lupo a che punto è, raga. Appena ho trovato il cucciolo di lupo non ho resistito. Mentre passando da quella base ho preso pure il piccolo distruzzo che avevamo preso negli episodi precedenti. Niente, praticamente non c'è niente da fare se non aspettare che finisca di fare tutto sto ambaradam. Nel frattempo possiamo demolire anche qua. Perfetto, questi qui purtroppo, raga, non posso prenderli, non sono trasportabili. Infatti demolire i santuari è un pochino una rottura di cazzi, in base a quante cose, diciamo, abbiamo fatto all'interno del santuario, perché non possiamo prenderle. Ok, mettiamo tutto qua dentro, vediamo se trovo. Oh minchia, l'avevo trovata a caso. Perfetto, abbiamo qua la loa, raga. Nel frattempo ho avuto modo di leggere i vostri commenti e mi avete detto che praticamente per togliere la corruzione dovrei prendere uno schiavo ballerino. Non ho idea di come funzioni, ma nel prossimo episodio, probabilmente, o in questo, farò, oltre a cercare appunto un bel po' di schiavi perché ci trasferiremo, farò anche un po' di tutorial su quel che so io di Conan. Anche perché cercando su YouTube è veramente un casino trovare delle cose, seppur ci siano delle guide, sono troppo lente e rompono i coglioni. Io in due secondi vi spiego in breve come cazzo si fanno alcune cose, almeno per quello che so. Ma signori, mi raccomando di lasciare un like e supportare questa serie, anche se già lo state facendo, raga, perché che cazzo, voi lo sapete, raga, chi ha seguito questa serie dall'inizio fatemelo sapere nei commenti, raga, se anche voi siete dei cazzo di veterani, se anche voi vi siete girati le palle come me le sono girate io, quante bestemmie abbiamo lanciato, quanto abbiamo bestemmiato, raga, per trovare un millimetro di cavallo, solo l'ombra, solo il suono, solo la sensazione che ci sia un cavallo nei dintorni, raga. Nonostante, raga, ci sono diversi spawn, perché cercando su YouTube uno spawn dovrebbe essere qui dove c'è il ponte distrutto, un altro dovrebbe essere qui, cioè noi siamo qua, cazzo, ce li abbiamo presenti a poche centinaia di metri. Eppure, raga, nonostante ci sia passato, come vedete le zone sono esplorate, sia che da lì ci sono passato, non ho mai incontrato nemmeno l'ombra di un cavallo, nemmeno l'ombra, signori. Allora vediamo a che punto è. Dai, dai, cazzo, manca pochissimo. Manca pochissimo, signori, il nostro cavallo sta per tornare più forte di prima. Poi farei una cosa, il lupo al posto di posizionarlo lo daremo a Urus. Urus trasporterà il lupo e altre cose. Ah, Urus, tu sei l'unico, Urus è l'unico animale che porteremo, raga. E questa casa è l'unica struttura che resterà. Il resto, raga, l'ho demolito perché mi servono le risorse per arrivare lì, raga, e già avere delle cose pronte. Tanto queste cose non servivano. Ovviamente la casa e il ponte, raga, rimarranno sia come ricordo di dove siamo stati, da dove abbiamo iniziato, e sia perché comunque il ponte resta comodo quando ci troveremo a passare da queste zone alla fine, perché da lì possiamo passare da lì tipo col cavallo, da qua invece l'acqua è più alta e il ponte fa comunque comodo. Purtroppo questi animali non posso mettermi nell'inventario. Poi vi faccio vedere appena arriveremo a fare... Oh signori, signori, finalmente sono un cazzo di bimbo felice. Non ci credo mai nella vita. Finalmente, fatti piazzare. Oh, Dio mio. Allora, non è, diciamo, non è il top come cavallo, ok? Perché comunque mi è venuto così marrone. Mi piacerebbe avere un cavallo nero, magari bianco anche. Ma sti cazzi, raga, è un cavallo. E adesso dobbiamo cercare le selle che dovrebbero essere da qualche parte qua su queste case. Eccola qua, sella per cavalli da guerra, sella media per cavalli da guerra. Oh, finalmente. Ok, questa è la velocità
Così vediamo se corro. Mamma mia, ma quanto è lento a girare. Attenzione. E questa è la velocità? Ok, salta. E di stamina quanto ne ha? Ha pure vita e stamina pure il cavallo. Ok, fammi scendere. Come si scende? Ok, con C scendo. Sì, devi scendere però. Voglio vedere l'inventario. Ok, hai questi slot. Bene. Se mi muore sto cavallo, raga, io... mi viene da piangere solo a pensarci, raga. Mi viene da piangere solo a pensarci. Va bene, allora, iniziamo, raga, a dare del materiale al nostro cavallo. Io partirei, raga, da materiali molto pesanti, come ferro, cristalli, mattoni, tutta la roba un pochino più utile, il legno lavorato. Allora, gli facciamo tenere il ferro, i cristalli, i mattoni e il legno lavorato, il cuoio spesso, che poi anche qui potremmo benissimamente evitarlo, l'acciaio, i lingotti, così me li tengo io, raga, perché sono pochi, non pesano così tanto, sono in poche quantità. Ok, sarebbe interessante, raga, vedere se il cavallo si muove. No. Se noi siamo pesanti, raga, il nostro cavallo è pesante pure. Buono a sapersi, se no impertavo tutta la roba che avevamo senza nessun problema. Però penso che i suoi slot invece vadano tranquillamente riempiti. Perfetto, tecnicamente adesso invece il peso ce l'abbiamo. Quindi il cavallo può trasportare quanto cazzo vuole. Siamo noi limitati però dal fatto che il nostro personaggio, se è pesante e saliamo sul cavallo, saremmo pesanti. Questa cosa è buona a sapersi. Ma se il cavallo lo cavalchiamo noi, ci possiamo far seguire da un animale. Di conseguenza possiamo fullare pure un animale. Vediamo se il piano funziona, perché se funziona facciamo portare tutto il materiale da costruzione al nostro rinoceronte. E noi abbiamo pure spazio per prenderci anche noi un po' di roba. Allora, vediamo se il piano funziona. Quindi io faccio così. No, aspetta, fammi scendere. Madonna mia. Te ti dico seguimi e io posso salire sul cavallo. Quindi il rinoceronte mi segue? Non mi segue? Dai però, che due coglioni. Non si può fare. Va bene, signori. Ci trasferiamo. Il punto dove faremo la casa, signori, sono molto indeciso, ma forse mi sposterei sulla breccia. Perché lì abbiamo veramente tutto, raga. Però sì, dai, ci trasferiamo qui, raga, tanto da qui poi col cavallo non è complicatissimo andare alla breccia. Ragazzoli, probabilmente vi farò un mega taglio, io inizierò a fare strada verso il posto da noi segnato. Vediamo se col cavallo riusciamo a evitarci molti problemi. Certo, non è che tutta sta velocità, Dio mio, io mi auguro che si livella, si potenziano le statistiche, perché veramente, se questa è la velocità massima del gioco, mamma mia. Certo, raga, è sicuramente figo, raga, andare con un cavallo finalmente. Ma non è velocissimo, cioè comunque si perderà un sacco di tempo per spostare tutti i materiali. È vero che quello che stiamo spostando è tecnicamente la roba più pesante anche, la stiamo portando per prima, però... raga, non lo so, magari si potenzia più avanti. Il tuo seguace è salito di livello. Ah, così, si livella anche semplicemente correndo. Sembra un po' più veloce, raga. Ho un'impressione mia. Dai, sicuramente è più veloce di quanto siamo a piedi, questo... Guarda, già siamo qui. No, vabbè, raga, è decisamente più veloce. È che non è velocissimo tutto qua. Venite qua, strozzi! Mamma mia, non vedo l'ora, raga, di avere tanti cavalli. Modifiche, cioè... non lo so, magari ci sono cavalli con statistiche diverse, quindi c'è quello più veloce. Sarebbe molto figo, spero sia così. Cazzo. Oddio, pensavo mi fosse morto il cavallo, raga. Lascia stare il cavallo, ci tengo più della mia vita. Dio mio, colpiscono me. Oh cazzo, non ho medicine. Ma se muoio così, madonna le madonne. Devo girare, sì, ma io ho bisogno di prendere del... Sono morto. Non ho parole. Dove cazzo sono? Dov'era sto giaciglio? Ah vabbè, non sono proprio lontanissimo dal punto dove sono morto. Sono morto qui io. Che cazzo però, c'avevo l'aloe, non ce l'avevo più. Seguaci. Sì, lì sono morto. Dai che abbiamo un cavallo da recuperare. Ah, comunque raga, questa roba io vi mostrerò semplicemente, raga, che comunque abbiamo fatto la stregoneria e abbiamo trovato il cavallo. Ovviamente tutto lo spostamento, raga, delle risorse, io ve lo skippo perché ci sarebbe proprio... cosa è una vita. Se l'episodio è breve, farò di nuovo un mega taglio e vedrete la costruzione pure della casa. Altrimenti... Ma è il mio cavallo quello?
Ma non è che sono morto sotto la mappa, raga, ho questa sensazione. Ah, ok, ok, sono morto lì, vedo la tomba. Meno male, perché il cadavere non c'è, raga. E meno male che, guarda caso, avevo un giaciglio piazzato a caso nei dintorni. Che culo. La via degli schiavi, il luogo è scoperto. Non ci fermiamo, non ci fermiamo, andiamo avanti. No, da qui, muoio, sono morto. Oddio, oddio, c'ho il cacarello, raga, che uno di vita c'ho. Sali! E vabbè, ma per forza devo volare qui? Ah, si può scendere da qui, non ti incazzare tu. Ok, 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 ok. Il posto è quello, il posto è quello. Vai, 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 vai. Vedo la casupola. Dobbiamo farci subito un letto, raga, per spawnare qui. Ah, ma qua abbiamo pure del ferro. Vabbè, ma siamo a cavallo in questa zona. Abbiamo ferro, carbone addirittura, sotto casa, acqua, legna. Beh, il posto perfetto praticamente. La casa la faremo sempre qua, raga, tra l'altro. Faremo bene con la sporgenza che va sul deserto in modo che con l'arco possiamo colpire. Oddio! No! Dio mio! Sì, 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 calma, calma, calma. Ce l'abbiamo qua un giaciglio anche a caso? Cavallo, puoi andare lì, niente, niente. Fai la guardia, madonna mia, mettiti qua fermo, cavallo di merda. Allora, la casa vorrei farla in legno isolante. Ciò significa che per adesso dobbiamo semplicemente costruire la base per i mattoni e non la casa vera e propria. Dividerà più o meno così. La faremo un po' più larga qua, magari. Vediamo se riusciamo a collegarla. Diciamo che come spazio dovremmo esserci. Qui subito magari staccato ma attaccato dalla casa possiamo fare anche una sorta di magazzino. Per adesso mi manca il materiale. Dovremmo avere comunque qualcosa. No, non devo scavare. Non devo salire. Devo accedere al tuo inventario. Ok, abbiamo un po' di legno e di pietra anche qua. Che culo. Oppure potremmo veramente collegare la situazione, tipo un corridoio. Poi vedremo anche un po' come farla. Cavallo, devi stare qui a non fare un cazzo. Riesci a fare questo? A sto punto, raga, la cosa importante è costruire dei contenitori. Scatole di legno che non posso fare perché mi manca la cazzo di fibra. Dimmi che qua raccolgo fibra, dimmi che qua non raccolgo un cazzo. Mamma mia, se quel rinoceronte viene è la fine. Ok, fai spaghi come se oggi fosse un domani. Ho posato... niente, sbaglio sempre. Prendiamo tutto il materiale che ha il cavallo. Oh, perfetto, ci portiamo solo le chiavi che non pesano un cazzo. Dobbiamo tornare indietro e prendere altre cose. Allora, signori, direi che per questo episodio, seppur breve, noi ci salutiamo qui. Io non farò altro che portare tutto il materiale a casa. Dopodiché riprenderemo l'episodio con la costruzione della nuova casa e andiamo in esplorazione. Voglio vedere un attimo questi tatuaggi che ho. Guarda questa persona, guarda lì con quanto stile, quanto tribale. E noi per questo episodio ci salutiamo. Signori, un salutone dal nostro Sky Capo Bianco. Finalmente abbiamo un cavallo, ne prenderemo altri, ma tutto questo lo faremo probabilmente nel prossimo episodio, perché affronteremo pure un'altra zona importante del gioco, ovvero il galeone nero. Lo andremo ad affrontare, vediamo di che cosa si tratta. In vostra assenza proverò a fare quante più cose possibili, come procurare un po' di schiavi, sistemare un po' la situazione. Alla prossima, ciao belli miei.